prima della nona avventura a Sanremo. Digitando Patti Pravo in rete si scoprono curiosità e numeri da capogiro, a cominciare dai quasi 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo che ne fanno dopo Mina l'artista donna più di successo del nostro paese. Un'escalation cominciata nel 1966 con Ragazzo Triste e proseguita con canzoni entrate nella leggenda della musica leggera, proprio come lei. Per festeggiare i 50 anni di carriera, la ex ragazza del Piper si regala un nuovo album e una partecipazione a Sanremo, la nona. Il palco di Sanremo è strano per tutti, anche quelli che non sentono niente. Se sei sensibile devi combattere di più. E Sanremo è Sanremo, è l'unica vetrina che è rimasta in Italia per ascoltare pezzi nuovi. Gli autori delle canzoni del nuovo disco intitolato Eccomi, Giuliano Sangiorgi, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Emi Schilla e Fortunato Zampaglione, che ha scritto per lei la ballata Cieli Immensi, che ascolteremo a Sanremo. Innanzitutto sono dei grandi, poi ci sono anche dei ragazzi giovani. E mi hanno fatto dei vestitini, diciamo, che mi stanno bene. E dopo il festival, il nuovo tour, al Via da Milano il 4 aprile.